silenziosa. Solo qualche bambino sventola il palloncino giallo e grida «Mamma». Anche Nicola era stato uno di quei bambini, pochi anni fa. Adesso era un ragazzo sempre allegro. A lui questa fiera, con le sue bancarelle e il primo sole di marzo, sarebbe piaciuta tantissimo. Tutti lo sanno perché Nicola era così, pronto alla battuta. In paese gli amici si sforzano di sorridere. Sì, Nicola lo avrebbe voluto, ma non è facile trattenere le lacrime. La banda maggiostrina con le majorette sfila lungo le vie del paese. Si ferma di fronte al negozio di frutta e verdura gestito dal papà e dalla mamma di Nicola. Minuti di raccoglimento, lunghi, ma mai abbastanza. Poi la tromba suona il silenzio. In tanti si abbracciano. Papà Mario vede quei giovani in lacrime singhiozzare, pensa che potrebbero essere i suoi figli e chiede un brano più allegro, allegro come Nicola. Fiori e pensieri di ricordo vengono lasciati di fronte alla vetrina e sul luogo del tragico incidente di giovedì sera che ha spezzato i sogni di Nicola a soli 16 anni. Gli Zaffignani uniti avevano aperto un chiosco ambulante di piadine. Si chiama Gnam, G come mamma Giorgia, N come Nicola, A come Alberto e M come Mario, a testimonianza di una famiglia unita, sempre. Anche ora che Nicola non c'è più. Giorgia scrive sulla pagina di Facebook del figlio, ricorda quando Nicola entrava nel lettone e l'abbracciava forte. Scrive di avergli preparato la sua camicia preferita per il funerale, che sarà celebrato probabilmente martedì. Poi un ultimo pensiero. Sarai bellissimo come sempre, figlio mio.